Solo sulle fonti TV le nostre settimane monotematiche dedicate agli ambiti che seguiamo ogni giorno come gruppo Le Fonti, quella che inizia oggi è dedicata all'insurance, quindi al settore delle assicurazioni. Vi invito anche a prendere visione nel nostro sito lefonti.tv dove naturalmente potete seguire la diretta, ma anche per visionare appunto quello che è il calendario dei nostri eventi, dove ovviamente questa settimana è segnalato in pole position l'appuntamento dedicato alle Fonti New Insurance TV Week con tutti gli speaker 2021, quindi con tavole rotonde, appuntamenti, main event che si susseguiranno nel corso di questa settimana e dove naturalmente si farà un po' il punto della situazione. È stato messo in evidenza in un contesto generale quanta differenza può fare un anno. Ci riferiamo sempre all'anno appena trascorso che ha visto protagonista tutti noi con il Covid-19 e le conseguenti ricadute economiche che hanno cambiato le esigenze, le abitudini dei consumatori e di conseguenza del business e del lavoro. Questa è la premessa che facciamo sempre. Naturalmente lo andremo a trasportare nel settore assicurativo. E allora io vado velocemente perché poi, ripeto, vi invito a seguire tutti gli appuntamenti. Vado a quello che vede il protagonista, il nostro ospite, eccolo qui, lunedì 17 maggio, che parlerà con me a brevissimo. Lo introduco subito, Massimiliano Caradonna. Buongiorno, bentrovato intanto. Buongiorno, ben Eccolo trovata a qui. lei, Allora, buongiorno. Decra Group, Head of Sales and Marketing, Region Central East Europe and Middle East and Senior Vice President. Spero di non aver dimenticato nulla. È importante capire però quanto sia importante appunto la sua presenza qui. Parliamo di Decra Group e soprattutto parliamo, lo leggiamo in sovrimpressione, di assicurazione e frodi, insomma, cercando di capire che cosa sta accadendo e quali sono i nodi da sciogliere. Grazie ancora per la sua presenza con noi. Grazie a voi, è un piacere. Allora, intanto, beh, sicuramente la premessa, quella che ho fatto in modo generico, è che questo anno che ci stiamo lasciando alle spalle, ancora non ce lo siamo lasciati, ha cambiato le abitudini dei consumatori, quindi di conseguenza anche il modo di lavorare e di relazionarsi con i clienti, perché poi questo collegamento mi serve per introdurre l'argomento. È d'accordo, insomma, da qui si parte per valutare quello che sarà il futuro, giusto? Assolutamente sì, è un tema importante, un tema scottante. Devo dire che ultimamente, in generale, insomma, i consumatori hanno necessità magari di avere sempre di più maggiore chiarezza di quello che, insomma, sta accadendo, di quello che potrebbe accadere, visto, il continuo coinvolgimento della parte tecnologica, sulle attività quotidiane di ognuno di noi. Certamente. E allora, nel titolo portante della nostra diretta abbiamo voluto evidenziare come ci siano ancora dei nodi da sciogliere quando parliamo di assicurazioni e frodi. Io lo chiamo anche un po' il nemico da combattere, no? Di nemici ne abbiamo avuti tanti quest'anno appena passato, però partiamo proprio da qui. Allora, frodi assicurative, cara donna, per conoscere il nemico e appunto per sconfiggerlo bisogna avere di fronte agli occhi una fotografia nitida, una chiara immagine. Qual è quella che possiamo scattare per l'Italia? Ma allora, diciamo che l'osservatorio che Decra porta ormai avanti da diverso tempo sul tema frodi, ci porta a pensare che, l'Italia, da questo punto di vista, pur, non essendo magari, un paese di riferimento, però, lo diventa, lo sta diventando sempre di più nell'ultimo periodo perché. Noi in Decra, e avendo io una responsabilità, come lei citava all'inizio, su diversi paesi che si affacciano all'Europa dell'Est fino al Medio Oriente, devo dire che l'Italia in questo è molto più avanti rispetto ad altri paesi, molto più avanti sotto due differenti profili. Uno, purtroppo, nella generazione delle frodi, si vede che siamo molto creativi e quindi è un paese che da questo punto di vista si adopera per cercare di capire come mettere in piedi attività fraudolente. Tenga conto che noi oggi combattiamo e lavoriamo per cercare di stanare quello che può essere, diciamo, quello che può essere il frodatore occasionale o eventualmente in parallelo quelle che possono essere invece le organizzazioni che organizzano appunto attività fraudolenta in maniera strutturata e organizzata. Questo tipo di azioni
che mettiamo in piedi oggi fanno riferimento a delle frodi che sono state generate almeno 2 o 3 anni fa. L'Italia in questo, come dicevo, è molto creativa, però devo dire dall'altra parte che il lavoro che sta svolgendo molto bene ANIA, IVAS e anche UCI, che è l'ufficio centrale, è quello che appunto dal 2013 queste istituzioni stanno mettendo in piedi tutta una serie di attività che vanno contro quello che è il fenomeno delle frodi. Cito da ultimo l'archivio integrato. Quindi l'AIA, l'archivio integrato antifrode, che ultimamente ha permesso di poter condividere tutta una serie di informazioni non solo attraverso le compagnie assicurative, ma anche attraverso tutti quei player, quindi tutti quegli attori del settore che stanno cercando e che cercano di combattere le frodi. L'Italia, devo dire che è un paese in questo senso molto più avanti rispetto ad altri, leggasi Austria, Polonia, Ungheria o Repubblica Ceca. Ne cito alcuni perché fanno parte del nostro osservatorio, perché da questo punto di vista ha messo in atto una serie di azioni che mirano a combattere le frodi nel miglior modo possibile. Gliene cito una importante che apparentemente può essere, insomma, poco rilevante, ma dal nostro punto di vista invece è molto rilevante, ovvero il premio medio negli ultimi anni in Italia si sta abbassando notevolmente. Lei pensi che in controtendenza a quelli che sono i mercati più importanti europei, l'Italia è l'unico paese che oggi sta mettendo in piedi una serie di azioni affinché il premio si possa abbassare rispetto a quello che è un valore medio di mercato e rispetto invece in controtendenza ad alcuni paesi dove il premio invece sta crescendo. Perché il premio diminuisce? O quali sono le azioni per le quali diciamo tutti gli attori coinvolti puntano ad abbassare il premio perché effettivamente avere un premio, diciamo, mediamente più basso permette di poter come dire, rendere meno appetibili quelli che possono essere le frodi da generare, perché l'effetto a quel punto diventa un effetto di pagamento sinistri come dire, inferiore rispetto a quello che magari potrebbe essere desiderata. Questa è un po' la foto immediata di quello che vediamo sul mercato italiano. Tramite il vostro osservatorio, assolutamente, è molto interessante anche proprio il fatto che anche in questo contesto, lei l'ha detto, ha usato questa parola, gli italiani e l'Italia siano creativi, no? E che quindi questo porti anche ad ottenere dei risultati che messi a confronto con altri paesi sono edificanti, gratificanti. A questo punto io resterei però un istante, se lei è d'accordo, sul tema del confronto con altri paesi. Lei ha già accennato qualcosa, però se vogliamo dare qualche riferimento in più, cioè rispetto ad altri paesi, magari citandone qualcuno, quindi in che cosa siamo avanti, perché, per come, insomma, ripeto, abbiamo già messo sul tavolo l'argomento, però un confronto, proprio rimanendo ancora sulla fotografia, credo che sia molto utile. Sì, allora, devo dire che in altri paesi l'attenzione come dire, alle frodi si sta concentrando soprattutto su quelle che sono le attività legate all'utilizzo della tecnologia. Cioè, mentre in Italia vediamo un fenomeno crescente nel mondo, diciamo, auto, quindi insomma, quello che è ci appartiene o comunque quello che monitoriamo da diverso tempo, anche se devo dire che la parte medicale in Italia sta crescendo anche questa in maniera esponenziale. Quando parlo di crescita, parlo di attenzione a quelle che possono essere le frodi generate su questo tipo di su questo tipo di polizze o su questo tipo di rami. Nel momento in cui gli altri paesi si concentrano invece su attività differenti, parlo di tecnologia perché? Perché parlo di furto di dati, parlo di attività mirata a quello che è l'utilizzo delle carte di credito o dei pagamenti che ultimamente stiamo osservando attraverso l'utilizzo dei telefonini, parlo di tecnologia che in virtù di quello che sta accadendo con il Covid-19, quindi in tema, diciamo, pandemico, devo dire che spesso e volentieri si stanno adesso incrementando attività da remoto. Quello che notiamo in altri paesi è che c'è stato già uno sprint su quelle che possono essere, per esempio, l'utilizzo di fotografie
o di invio di cartelle cliniche, piuttosto che attività da remoto che possano generare un vantaggio da un punto di vista lavorativo. L'Austria e la Polonia in questo sono molto avanti. Consideri che qui ci sono già accenni di visite mediche attraverso l'utilizzo di videocamera a distanza e quindi con un server, un repository dove il paziente può depositare quelle che possono essere gli elementi di una cartella clinica. Lei potrà immaginare immediatamente questo che vuol dire andare a costruire una serie di documenti che possono, perché no, creare un effetto frode su quello che poi è il premio, su quello che poi è il sinistro da dover pagare a fronte di un premio pagato per quel tipo di polizza. Certo. Ecco, paesi come l'Austria e paesi come la Polonia in questo sono molto avanti. L'Italia la vedo e la vediamo un po' indietro da questo punto di vista, però l'Italia ha messo in atto una serie di meccanismi che portano alla condivisione del dato, che portano alla possibilità di poter depositare all'interno di un unico contenitore tutte quelle informazioni che servono alle compagnie assicurative e non solo a poter contrastare l'effetto delle frodi. Un elemento importante che vorrei citare e che mi sembra un nodo, o forse il nodo da sciogliere, è legato alla necessità di dover rispettare il GDPR. Il GDPR purtroppo oggi, il nostro osservatorio ci dice che è in netto contrasto con quello che è l'attività antifrode, perché purtroppo il GDPR oggi ci impone di poter fare dei controlli in maniera verticale. Adesso non voglio entrare nei tecnici. Sì, beh, però è interessante questo aspetto. Sì. L'idea o la volontà è quella invece di poter verificare questi dati in maniera orizzontale e questo purtroppo non è possibile e qui il garante dovrebbe intervenire per cercare di aiutare quelli che sono i player che oggi vogliono e devono fare questo tipo di controlli, però stiamo nella direzione giusta, quindi il confronto Italia-paesi europei devo dire che in questo momento è un pareggio che però non ci vede ancora in prima linea per essere diciamo migliori rispetto ad altri paesi. Ottimo, ottimo. Intanto avete visto passare, poi dopo lo ricordiamo, anche un bumper, c'è cioè un avviso grafico che ricorda i prossimi appuntamenti dedicati al mondo dell'insurance, i protagonisti dell'insurance speciale editoriale con un numero speciale del nostro magazine, proprio il numero di novembre 2021 e gennaio 2022 dedicato ai grandi protagonisti del comparto assicurativo. Poi lo ricorderemo prima di salutare anche il mio ospite, però segnate insomma in agenda tutti questi appuntamenti. Allora, io direi di, cara donna, rifocalizzarci sull'Italia, perché è la cosa che interessa di più, ed entrare un po' più nel merito, cioè capendo in che modo le organizzazioni si possono oggi strutturare per contrastare, ma io aggiungerei di più, prevenire il rischio di frodi, perché è questo il valore aggiunto, credo. Guardi, la prevenzione assolutamente in questi casi dovrebbe essere d'obbligo, però purtroppo ci confrontiamo con delle situazioni che difficilmente ci permettono di poter prevenire. Sarebbe già un grandissimo risultato reagire in tempi rapidi, perché tenga conto che oggi le tempistiche per poter intercettare e quindi per poter individuare già delle attività fraudolente in maniera immediata, insomma, le attività da mettere in piedi non sono così semplici. Mi piacerebbe, visto che lei mi fa la domanda come potremmo prevenire questo tipo di attività, mi piacerebbe citare un esempio che è appunto figlio di uno studio e di un'analisi da parte del gruppo Decra di quelle che sono le idee magari messe in piedi in altre realtà, in altri contesti, per poter appunto intervenire in maniera, come dire, real time. Sì. Cito l'esempio della città di New York, che come molti sanno è una città da un punto di vista toponomastico
distribuita un po' come un reticolo fatto di avenues e di streets che sono incrociate tra di loro in maniera orizzontale e verticale. Attraverso lo studio dei device, quindi attraverso la tecnologia, attraverso lo studio dei satelliti, sono stati individuati tutti quegli incroci che in qualche modo hanno generato una percentuale di sinistri maggiore rispetto ad altri. In questo tipo di analisi, in questo tipo di osservatorio, si è capito che era opportuno posizionare all'interno di questi incroci strategici una serie di desk tali da poter intervenire immediatamente, quindi fotografare l'incidente accaduto in quel momento e raccogliere tutti quegli elementi per poter capire se effettivamente quel sinistro aveva una valenza diciamo effettiva o se aveva una valenza invece di costruzione ex ante rispetto appunto all'accaduto. Con questo tipo di attività le frodi hanno avuto come dire un'impennata verso il basso. Ma ovviamente se devo pensare all'Italia o altri paesi magari dell'Europa dovremmo capire come poter declinare questa idea New York City nelle nostre città che in realtà non sono predisposte come è predisposta la città di New York. Però mi viene da dire, siccome l'attenzione da parte delle compagnie assicurative e non solo è molto alta a individuare quali sono quelle aree ad alta concentrazione di frode, oggi abbiamo una tecnologia che ci permette di poter individuare in maniera preventiva quali sono le aree, le zone, i quartieri, le città dove effettivamente le frodi si generano maggiormente, e avere una capacità di reazione che non è magari di prevenzione ma di reazione immediata, questo potrebbe essere un deterrente molto importante per chi magari la frode la vuole congegnare in maniera strutturata. Ecco, questo è importante, sì, appunto, per poter prevenire. Io le aggiungo un altro tassello, cara donna, perché ho voluto fare, anche se sembra ormai retorica, la premessa di quest'anno passato che ha rimodulato un po' tutte le nostre esistenze a partire dal modo di lavorare, perché in realtà è fondamentale per questa ultima domanda che vorrei farle. Abbiamo rimodulato la nostra esistenza proprio sulla modalità remota, no? Abbiamo imparato a fare tutto a distanza. In questo caso uniamo la prevenzione delle frodi, di cui lei ci ha parlato fino adesso, con la tecnologia. In che modo la tecnologia, se ben utilizzata, questa è insomma la sottolineatura che mi sento di fare, può arrivare in aiuto proprio delle attività di prevenzione della frode? E dall'altra parte le chiedo però allo stesso modo come andare a sconfiggere e a prevenire, usiamo questa parola, le insidie e i rischi che sono collegati proprio direttamente alla tecnologia. Ma guardi, allora, grazie per questa ulteriore domanda. Effettivamente l'attività da remoto sta avendo uno sviluppo e un'accelerazione importante. Devo dire che oggi un altro nodo da sciogliere sul tema assicurativo è la cultura assicurativa. Purtroppo in Italia devo dire che la cultura assicurativa è molto bassa, cioè noi italiani ci assicuriamo laddove c'è una necessità, un obbligo, ma non ci assicuriamo per quelle che possono essere invece tutta una serie di attività che in qualche modo potrebbero aiutare noi e quindi il paese a prevenire rispetto che a curare un fenomeno come quello, diciamo, fraudolento. L'attività da remoto oggi ci porta e ci porterà sempre di più a condividere una serie di documenti digitali. Penso alle foto, penso ai video, penso a tutta una serie di pagamenti che avvengono attraverso il telefonino, penso a come oggi effettivamente la nostra attività è legata ai device che utilizziamo in qualsiasi settore e in tutte le età possibili e immaginabili. Ora, se pensiamo a tutto questo, magari pochi sanno che dietro una foto ci sono una serie di informazioni che in gergo vengono definiti metadata, che riportano dietro a quella fotografia, dietro a quel video, tutta una serie di informazioni, e gliene cito una. Dietro a una foto scattata in quel giorno a quell'ora è possibile individuare se il clima, quindi se
come dire, la giornata, se in quel momento per esempio pioveva o non pioveva. E quindi individuare magari poter confrontare una serie di elementi che riscontriamo in questi metadata, quindi nelle fotografie o nei video, con le informazioni dichiarate per esempio dall'assicurato durante la fase del sinistro. Se pensiamo invece alla tecnologia, oggi i device, le auto, registrano tutta una serie di informazioni. Che purtroppo difficilmente si possono analizzare, perché lei provi a pensare queste decine, centinaia di migliaia di gigabyte, quindi parliamo di big data, che oggi, se si riuscisse ad analizzare attraverso uno studio preventivo di questo tipo di informazioni, effettivamente potremmo fornire alle compagnie assicurative e non solo, una serie di informazioni per far sì che si possa essere nella famosa area di prevenzione di cui parlava lei. Certo, certo. Quindi la remotizzazione delle attività ci porterà sicuramente a poter raccogliere più informazioni possibili, ma Degra, da questo punto di vista, ritiene che sia importante studiare e analizzare queste informazioni in maniera tale da poter poi mettere sul piatto tutte quelle azioni tali da poter prevenire il fenomeno fraudolento. Beh, certo, insomma, è direttamente proporzionale al fatto di, attraverso la tecnologia, avere più elementi possibili su cui basarsi, no? Chiaramente poi ci deve essere un lavoro dietro di analisi dei dati, insomma, ma questo è quello che abbiamo continuato a ripetere in modo diverso in questa chiacchierata, insomma, che è stata molto interessante, devo dire. Io mi auguro di poter approfondire ulteriormente, perché lo dicevamo, forse l'ultimo flash, insomma, per salutare. Salutarla, cara Donna, lo dicevamo poco fa. È vero che ci siamo lasciate alle spalle questo anno, ma il futuro lo stiamo ridisegnando, no? Sotto vari aspetti, tra cui anche questo. Quindi indubbiamente bisognerà capire che cosa ci rimanderà la realtà dopo questo anno che ha cambiato un po' tutto. Sì, sicuramente quest'anno ci ha insegnato molto. Mi lasci dire solo Certo, un'ultimissima cosa. certo. Riteniamo che sia molto importante il valore delle competenze, cioè la certificazione delle competenze. Oggi riteniamo che sul mercato poter avere un legale, poter avere un medico legale, poter avere un liquidatore con una competenza certificata, attraverso ovviamente un percorso di certificazione importante, io ritengo che questo possa essere un elemento differenziale rispetto al passato, perché sempre di più abbiamo bisogno di avere una qualifica skillata, una qualifica di persone che intervengono in questo mercato altamente specializzata. Certo. Ecco, insomma, spazio al merito, per così dire. Assolutamente, Banalmente, assolutamente. Improvvisazioni no. esatto, bravissimo, soprattutto in questi campi. E dicevo, stavo dicendo, sembrerà banale, ma non lo è, spesso lo diamo troppo per scontato. E appunto noi, tornando sul nostro sito, così vi mostro ancora dove potete trovare tutte le notizie delle nostre TV Week, abbiamo voluto chiamare proprio poi quello che sarà il main event della settimana verso un ecosistema resiliente. Insomma, cara donna, più resiliente di così, cioè quando si parla di merito, è il modo giusto per iniziare ad andare verso questa resilienza, chiaramente, altrimenti crolla tutto. Senta, io richiamo ancora un istante, grazie alla regia, il nostro avviso sui prossimi appuntamenti dedicati all'insurance, perché ci sarà lo speciale editoriale, come leggete, insieme a me, i protagonisti dell'insurance, con il nostro magazine, la nostra rivista, proprio New Insurance, del numero di novembre 2021 e gennaio 2022, dove faremo ancora una volta il punto della situazione con i grandi protagonisti del comparto assicurativo. Le posso chiedere se sarà dei nostri, cara donna, perché, ripeto, dovremo fare un nuovo bilancio, credo, tra qualche mese. Con molto piacere, devo dire che la collaborazione con la vostra organizzazione da tempo è sempre stata per me come dire, un fiore all'occhiello, e quindi la nostra disponibilità, la mia personale disponibilità è assolutamente confermata a partire da adesso, quindi è un piacere. Grazie, grazie mille. È importante poter avere, insomma, un dialogo costante con tutti voi. Grazie mille. È stato molto interessante questo spazio. Massimiliano Caradonna, Decra Group, che ritroveremo presto sulle fonti TV. Grazie.
Grazie ancora, buona giornata, grazie Grazie, mille. buona giornata. E naturalmente la settimana dedicata all'insurance è appena iniziata e durerà tutti i prossimi giorni con il nostro main event, insomma, ma poi io e gli altri colleghi in conduzione vi racconteremo tutto quanto. Il sito lefonti.tv nella sezione eventi con tutte le informazioni disponibili. A tra poco, sempre su Le Fonti TV.